Ciao a tutti e benvenuti sul canale, questa è la guida per Jhin ADC. Jhin è l'ADC più forte al momento su League of Legends, quindi vi consiglio assolutamente di giocarlo se non lo giocate ancora. E adesso vi spiego un po' come funziona. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche così che non rimanete indietro sui video che pubblico, e di seguirmi anche in live. Vado in live il martedì, il giovedì e il venerdì alle 21. Martedì e venerdì giochiamo a Resident Evil in attesa di Resident Evil Village. Vogliamo fare tutti i Resident Evil dall'1 al 7 prima che esca l'8. E il giovedì invece giochiamo a League of Legends, quindi vi aspetto anche in live qua su YouTube. Iniziamo con l'abilità di Jhin. Allora, la passiva. Morte in 4 atti. Come vedete sotto al mana, Jhin ha queste 4 cose, che sono praticamente le cartucce del fucile. Ogni autoattacco spreca una cartuccia, 2, 3, e alla quarta cartuccia lui fa danno bonus, dopo vediamo come, e poi però deve ricaricare. Come vedete ci mette un po' prima di fare il prossimo autoattacco, quindi è importante ricordarsi che ogni 4 autoattacchi dobbiamo ricaricare. Questo anche per farmare i minion è importante, perché se dovete prendere il cannone ma state ricaricando non ce la fate e ve mangiate le mani. Quindi ogni 4 attacchi ricordatevi che dovete ricaricare. Poi il quarto attacco è sempre critico e infligge un ulteriore danno pari al 25% della salute mancante del nemico in danni fisici. Quindi più il nemico ha salute bassa, più questo danno è in realtà alto. Infatti se vedete abbiamo fatto 840 danni mentre prima ne facevamo circa 500. Ok, questa è la prima parte della passiva. La seconda parte è questa. Jhin ha una velocità d'attacco fissa, quindi fra un colpo e l'altro passano sempre lo stesso quantitativo di tempo, e non è modificabile quindi con l'attack speed. Attack speed e crit e l'avanzare dei livelli danno a Jhin attacco fisico bonus, ok? Quindi con l'attack speed non è che la sprechiamo completamente, ma otteniamo un po' d'attacco fisico bonus. Inoltre, i colpi critici di Jhin infliggono il 14% di danni in meno, ma gli conferiscono velocità di movimento per 2 secondi. Infatti, se voi vedete, non era critico, nessuna velocità di movimento. Era critico, guardate, è come se ci avessi un po' il ghost, ok? Quindi abbiamo velocità di movimento. Molto utile perché Jhin è un campione abbastanza immobile, non ha modo di scappare dai nemici. E va bene. Passiamo poi alla Q, ispirazione improvvisa. Praticamente è questo: lanciamo un bossolo che rimbalza sui nemici. Il range è questo qua, è un'abilità target, quindi non è un'abilità, uno skill shot, perciò dobbiamo scegliere il bersaglio sulla quale la lanciamo. E se il bersaglio sul quale lanciamo la Q muore quando lanciamo la Q o un nanosecondo dopo, il danno del successivo bossolo aumenta, cioè del successivo bossolo, del successivo rimbalzo. E questo bossolo, poi tra parentesi, rimbalza a seconda di quanti nemici ci sono vicino. Cioè qua vedete non c'era nessuno e quindi non ha rimbalzato da nessuna parte, mentre siccome qua c'erano vicino dei nemici, allora rimbalza e il danno è lo stesso se i bersagli rimangono in vita, e invece aumenta anche ogni volta se il bersaglio muore con la Q di Jhin, ok? Quindi lanci la Q, il minion muore, mettiamo, il prossimo rimbalzo farà più danni, se muore anche quello il rimbalzo dopo farà ancora più danni, e via via così. E possiamo lanciarla questa Q sia sui minion che ovviamente sui campioni nemici. La W, florilegio letale. Praticamente spariamo un colpo di lunghissima gittata, guardate la W, guardate dove arriva. Quindi il range è molto molto ampio, potete anche utilizzarlo da lontano, per esempio se state tornando in lane e c'è un minion qua sotto, potete utilizzarlo per farmare quel minion. E vi faccio vedere anche l'animazione perché è utile per rendersi conto di quanto ci vuole, perché non è un'animazione, è un'animazione abbastanza lenta, guardate. Non è un'animazione velocissima, ok? Comunque cosa fa? Sostanzialmente facciamo danni al nemico che colpiamo, e va bene, al primo nemico che colpiamo. Se ci sono altri nemici dietro facciamo danni anche a quelli, ma danni ridotti, e va bene. In più, se il nemico, il primo nemico che becchiamo, è stato colpito da un attacco alleato, qualsiasi, dei nostri alleati o anche nostro, la W lo immobilizza oltre a fare i danni, e in più fornisce a Jhin velocità di movimento, la velocità di movimento di morte in 4 atti. Perciò, questa è la W così, normale. Vedete, faccio molto danno al primo, ma dietro praticamente non ho fatto danno a nessuno. Mentre
Se io attacco prima il nemico, vedrete che comparirà sopra il nemico una specie, un segnalino. Questo segnalino significa che possiamo immobilizzarlo con la prossima W. Immobilizzato e abbiamo velocità di movimento e quindi possiamo avvicinarci e fare quello che vogliamo. Ok? Quindi questa è la W. La E è una trappola. Sono delle trappole che durano anche abbastanza in realtà. Leggiamo quanto durano. I campioni uccisi da Jin generano e fanno esplodere una trappola di loto nel punto in cui muoiono. Questa è intanto la passiva. Quindi una di queste trappole la generano i nemici che muoiono. Attiva, Jin piazza una trappola di loto invisibile per 3 minuti, quindi questa trappola dura 3 minuti, che genera un'area in grado di rallentare i nemici che la attraversano, e dopo 2 secondi la trappola esplode infliggendo danni magici. Ora, la trappola, guardate, anche prima di esplodere ci dà la possibilità di immobilizzare l'avversario, quindi noi potremmo, cioè dovremmo cercare sempre di utilizzare la E, e quando il nemico sta passando sopra la trappola di immobilizzarlo con la W, così il nemico viene immobilizzato sulla trappola e prende il danno della trappola insieme al danno della W, ok? Questo ovviamente è molto utile da distribuire, per esempio se siete in bot lane, da distribuire qua oppure qua, e da utilizzare sostanzialmente un po' come ward, perché come vedete vi dà anche visione la trappola, ok? Dove la mettete. Quindi è utile per, mettendola qui per esempio, per impedire al jungler nemico di gankarvi, anche qua. Quindi ci sono delle zone migliori in cui piazzare la E che vi possono aiutare. Ovviamente potete piazzarla anche in lane per pulire la wave, dentro i cespugli per impedire al supporto avversario di mettersi nei cespugli e di darvi fastidio, eccetera. La R, chiamata alla ribalta, è questa, ve la faccio direttamente vedere. Praticamente, premendo una volta la R, succede questo. E possiamo sparare dei colpi, 2, 3 e 4. Il quarto colpo è il colpo che fa più danno. È un po' come la passiva, solo che fanno molti più danni questi colpi. 4 super colpi, ciascuno dei quali infligge tra 199 e 794 danni fisici al primo campione che colpisce in base alla sua percentuale di salute persa, e lo rallenta per mezzo secondo. Il quarto colpo è sempre critico e infligge il 200% di danni. Questo significa che se noi immobilizziamo un campione, per esempio PAM, Q, W e poi utilizziamo la R, riusciamo molto probabilmente a sparargli tutti e 4 i colpi, perché il campione nemico sarà immobilizzato, sarà rallentato, scusate, nel momento in cui noi utilizziamo la R, perché utilizziamo la R ogni proiettile lo rallenta, quindi proiettile rallentato, cerca di spostarsi ma non ce la fa, riproiettile rallentato, eccetera eccetera. Ok, quindi queste sono tutte le abilità di Jin. La R dovete ovviamente utilizzarla, lo potete utilizzare anche quando ci sono dei momenti di teamfight, per esempio. Da distante voi vi mantenete sempre a distanza di sicurezza e riuscirete a fare parecchi danni anche in teamfight. Ora, una volta parlato di tutte le sue abilità, adesso andiamo a parlare delle rune, delle abilità da maxare e degli oggetti da comprare. Le abilità da maxare sono la prima la Q, la seconda la W, quando possiamo la R e l'ultima la E. Ovviamente la Q è quella che fa più danno, quindi ci sta e va bene. Quindi queste sono il maxing delle spell. Come incantesimi l'evocatore prendiamo guarigione e flash, e queste sono le rune. Potete anche utilizzare il raccolto oscuro come runa principale, ma il piede lesto vi dà più velocità di movimento e vi consente di avere più sustain, perché vi curate con gli attacchi caricati di energia. Quindi piede lesto, presenza di spirito, leggenda stirpe, colpo di grazia, cappa della nuvola e celerità per aumentare la nostra velocità come al solito, e poi attacco fisico e armatura. Quindi queste sono le rune che io vi consiglio. Se volete prendere il raccolto oscuro, prendete il raccolto oscuro al posto del piede lesto, poi prendete la runa colpo basso e collezione di bulbi, e come ultima cacciatore famelico cacciatore Relentless Hunter, quella della velocità di movimento. Per quanto riguarda invece la build, eccola. Allora, primo oggetto assolutamente da prendere sempre la tempesta impetuosa, perché ci dà un botto di mobilità e
ci dà tutto quello che vogliamo, ovvero attacco fisico, velocità, attacco, probabilità di colpo critico. E l'abilità passiva mitica è questa: conferisce a tutti gli altri oggetti di tipo leggendario, quindi a tutti gli altri oggetti completi, il 3% di velocità di movimento. Molto importante con Jin essere mobili, essere veloci, perché non abbiamo molto modo di appunto scappare dai nemici, e la tempesta impetuosa ci dà anche un escape o un tool di ingaggio molto importante con la sua attiva, che è questa. Vedete? Scattiamo in una direzione sostanzialmente, e scattando facciamo anche danni, cioè scattiamo nella direzione bersaglio sparando 3 proiettili al nemico con la salute più bassa vicino alla tua destinazione, dando priorità ai campioni. Infligge danni magici aumentati fino al 50% contro bersagli con poca salute. Quindi se noi ritorniamo qua, vi faccio vedere questa cosa, cioè lui è quello con la salute minore. Se io faccio così, vedete? Oltre ad avvicinarmi, riesco anche a fargli danno con l'attiva della tempesta impetuosa. Quindi un oggetto veramente fondamentale per Jin. Stivati della rapidità, il collezionista, archibugio a ripetizione, frammento d'infinito. E poi potete scegliere se memento mori, se vi serve ferita grave, rancore di Serilda, se i nemici hanno tanta armatura, oppure saluti di Lord Dominic. Tutte e due, sia il rancore di Serilda che i saluti di Lord Dominic, sono efficaci, ma il saluto contro chi ha armatura. Ma i saluti di Lord Dominic ti fanno fare danni bonus anche contro i campioni che hanno una salute massima maggiore della tua. Quindi è utile anche contro chi ha tanta salute, non solo contro chi ha tanta armatura. Adesso io vi lascio al gameplay, in cui vedrete ho fatto un disastro, ho fatto 18 kill addirittura. Godetevelo e fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti. A fra poco. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e continuiamo con il gameplay di Jin in botlane. Ovviamente Jin al momento è, insieme a Kai'Sa, il campione più forte da giocare con il ruolo ADC sicuramente, e quindi se siete degli ADC dovete assolutamente saperlo giocare. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto, e di seguirmi anche su Instagram, mi chiamo QuarzoGMS, quindi vi aspetto anche là. E vi ricordo pure che le live che prima erano su Twitch sono state spostate tutte su YouTube per un periodo di prova, quindi martedì, giovedì e venerdì alle 21 mi trovate qua su YouTube, vi aspetto ovviamente in tanti. Allora, abbiamo visto già quali potevano essere gli oggetti, le rune eccetera eccetera. Io però mi devo mettere qua questa, così ho tutti gli oggetti qua allineati. In early game saremo abbastanza forti. Intanto devo controllare, scusatemi un attimo, che la registrazione sia effettivamente partita. La registrazione è effettivamente partita e quindi possiamo tranquillamente giocare la partita. Allora, in early game siamo contro Miss Fortune e Bard, che non è esattamente una lane facile, però potremmo ovviamente cercare di arrassare Miss Fortune il più possibile con il nostro quarto autoattacco, quello ovviamente potenziato, no? E questo è quello che potremmo fare con facilità. Dovremmo stare attenti a Bard e al suo ai suoi slow. Q ovviamente che non arriva su Miss Fortune, però autoattacco per autoattacco ci va bene così. Dobbiamo stare attenti a non darle specialmente il terzo autoattacco del press di attack. Il resto può anche andare. E come avete visto cerchiamo ovviamente di utilizzare anche il come si chiama, la luna, il piede lesto, per recuperare HP quando ce n'è bisogno, tipo anche adesso. Ops. Prendiamo la W ovviamente come seconda abilità. Quarto attacco su quel minion, recupero HP su quest'altro. Non l'abbiamo beccata, però un bel autoattacco Q ci stava, e quindi abbiamo vinto il trade così, facile, e bravissima Seraphin, mi sta servendo dei trade su un piatto d'argento. Ok, potevo andare forse per un autoattacco su, devo usare la Q purtroppo, non volevo, mannaggia, ma devo farlo. Seraphine mi sta veramente setappando il mondo qua. Prendo la E. Oh,
Male male. Uff, male male. Ok. Bene, primo sangue, questo è tutto Serafin. Posso dirlo? Tutto Serafin. Stata molto molto brava. Io al momento recollo, così vado a prendermi il primo item, che sarà un pezzo della tempesta impetuosa, ovviamente, perché è un item molto molto forte. Io prenderei due spade lunghe, una e due, e poi venderei questa per prendermi questa qua. Mi piglio pure una ward. No, la ward la faccio prendere a supporto e torno in lane. Serafin dovrebbe giusto la stittare se vuole, oppure pushare la wave completamente sotto torre. Quello che sta facendo è un po' sbagliato. Vabbè, comunque fino adesso ha giocato bene. E doveva recollare perché adesso non ha nemmeno mana per darmi troppo aiuto. Quindi vabbè, però stiamo farmando un po' malino. Devo essere sincero. Ho preso la kill, però lei è livello 3. Maxiamo ovviamente la Q come prima abilità. Dai. Bene, ho preso il cannone con la W. Ho perso troppi minion. No, ho perso troppi minion. Troppo aggressivo col farming. Ok, diamo una mano a Ekko se ce la facciamo. Io non posso. Ragazzi, non mi posso raggiungere così, eh. C'ho il quarto ad attacco potente. Lo usiamo. Mettiamo giù una E per rallentare la wave. Ok. Qui non c'è nessuno, quindi fate attenzione. Vediamo un po' se ci arriva. Niente. Male male. Speriamo che Ekko sopravviva. Nah, Miss Fortune ha preso la kill. Sinceramente io non me la sentivo di seguirli perché non avevo il supporto con me. E credo sia stata una buona decisione in realtà. Lo stanno aspettando di farmi un agguato con Bard, probabilmente no. Ok, arriva Bard. Qui flasho. Flasho heal. Ho rischiato, non dovevo. Qui colpa mia, assolutamente. Però abbiamo preso due piccioni con una fava, cioè due minion. Stiamo attenti a Bard e anche a quell'altra che comunque nella distanza mi dà fastidio. Niente. Bella, bravissima Serafin comunque, ragazzi. R, lo proviamo. Porca vacca. No, la W. Cosa ho mancato? Sono stato proprio scemo, ragazzi. Cioè, no scemo, meccanicamente devastantemente male. Però ok, cerchiamo di fuggire da qua. Sera dovrebbe tenere la wave. Vabbè, io nel frattempo recollo e prendo la faretra solare. Oh, no. Piccone. Piccone e stivali. Mobilità molto importante con questo kit, ovviamente. Perché ovviamente abbiamo la tempesta impetuosa che ci dà l'attiva, ok, per avere un po' di mobilità. E in più 3% di velocità di movimento a tutti gli altri oggetti leggendari a parte la tempesta impetuosa. Quindi, differentemente dal solito, con questa build, con Jhin, con questa build in realtà cerchiamo di kaitare abbastanza, perché comunque abbiamo la velocità di movimento da un sacco di roba, anche dalla cappa della nuvola, dalla runa che prendiamo. Cerchiamo di utilizzare queste, di metterle nei cespugli in modo che
rendiamo un po' più difficile l'azione del jungler nemico, delle gank almeno. Li facciamo pushare. Ok. E abbiamo fatto molto male, però il quarto colpo non mi è partito. Ai ai ai. Aia, fa male pure lei, eh. Oh, attenzione. Dai, purtroppo non l'abbiamo beccata. Lì non sarei riuscito a raggiungerla. Ok. Ah! Bene. Almeno i minion li ho presi tutti, però... Ok, loro non sono qua. Quindi io cercherò di pushare la wave. Ok, wave pushata, recollo. Purtroppo non ha senso per me andare qua, perché non ho mouse. Non ho mouse? Non ho mana. Che cazzo ho detto? Non ho mana. Ci prendiamo la faretra. La faretra? Sì, la faretra. O gli stivali, la faretra. E torniamo in lane. A livello di farm siamo messi abbastanza bene. Cioè, abbastanza bene in confronto a Miss Fortune. Dovremmo avere 20 farm in più per essere ottimali. Però almeno rispetto a Miss Fortune siamo messi bene. Ora, ho bisogno di Sera fino a questo punto. Per prendermi, cioè per continuare a prendere vantaggio. Oh, questo lo prendiamo, perfetto. Questo, quest'altro e ora lei. Bene. Purtroppo non la farei fuori con la R e perciò ci fermiamo qua. Ci curiamo. Ok. Maxiamo la W come seconda. Devo assolutamente pushare la wave. Sennò questi mi... Ah, Dio, che male. È 2 contro 1 un po' difficile, però va bene, ci sta. Se riusciamo a resistere ci sta. Adesso io avrei anche la R. Quindi... Chissà se ce la faccio. Uff, no, non ce l'ho fatta. L'ho usata un po' troppo presto, sinceramente. Ho sbagliato. Ah. XXX. Allora, io secondo me... Ok. Doppia presa. Però io adesso sono morto, purtroppo. Qui c'è una ward. Se sovvivo, ragazzi, è proprio un miracolo. E miracolo sia. Eccolo uno. Che arriva con la palletta. Va bene. Io dovrei pusharla, ma non ho... Purtroppo devo recollare prima.
E qui Flash e Coso sono stati utili per raggiungere gli avversari. E prendo anche questa. E adesso potremmo iniziare a snowballare abbastanza. Grazie a queste due kill. Che sinceramente ci hanno regalato, eh. E allora loro hanno parecchi tank in realtà. Sejuani top col grasp mai vista prima. Lui addirittura ha preso l'arco scudo immortale. Va bene, cose veramente assurde. Però questo succede. Oddio, attenzione. Questo succede a volte. No, per poco. Io c'ho la R, se volete continuare ad ingaggiare. Però non mi sembra che sia il caso. Attenzione che succede qua. Io te vorrei aiutare, ma secondo me siete posizionati male e basta. Proprio tutti posizionati malissimo. Io non potevo usare la R qui, ma non sarebbe cambiato nulla. Cioè l'avrebbero comunque uccisa. E dovevamo stare. No, no. Non è look map. È proprio che vi siete posizionati male, secondo me. Mi dispiace. Loro stanno andando mid lane, quindi io... Ok. Io devo andarmene da qua. No, c'è Bard che è ancora giù. Vediamo se riusciamo a darle fastidio almeno. L'aspettiamo un attimo. Però non credo tornerà, quindi... Porca vacca. Questa kill su Seraphim no. Però ci prendiamo la kill, la torre forse. Sì. E alla prima. E ora recolliamo. Metto giù la cosa per rallentare la wave che pusha. Io vorrei recollare, ma in realtà loro sono in due. Quindi... Io non capisco perché Seraphim non sia qua con me. Sinceramente. Forse potevo recollare, non lo so. Non sono sicurissimo. Allora, Bard è mid. Quindi io... Posso ancora continuare a pushare qua. E cazzo. Ecco Bard. L'ho missata. Ah, sta cazzo di ulti. Pensavo di beccarla, sinceramente. Ok, ce l'abbiamo fatta a scappare. Però come la difendiamo sta torre adesso? C'è anche Kata qua. Vabbè, noi possiamo recollare secondo me, dai. Tanto recolla anche Miss Fortune. O forse no.
Beccata. Niente, regoliamo. È un po' Aram sta partita, eh? Però regoliamo, prendiamo lungo pugnale e stivali. Eppure qualcos'altro, aspetta, il piccone, ovviamente. Allora, secondo item va bene, prendiamo il collezionista. Terzo non so se l'archibugio o l'infinity. Uno dei due. Abbiamo contro molti tank, in realtà, quindi mi servirà sicuramente... E anche del lifesteal ci abbiamo contro. Mi serviranno sicuramente, dicevo, il memento mori probabilmente. Non lo so, devo vedere. Volevo aiutarvi, ma con la W non ci arrivo qua. Mi dispiace. No, io sono andato sotto. Però vabbè, doppia perché l'ho preso con la E. Non pensavo di prenderlo anche con la E, sinceramente. Tripla e vai. E adesso qua ci pigliamo questo. Butto giù una ward. Bene. Non dovrei aver bisogno, esatto, non dovrei aver bisogno di usare l'Ial, dicevo. Quindi bene. E a questo punto posso recollare. Bene, direi che stiamo snowballando come dovevamo. E questa è la forza di Jhin, ragazzi. Cioè, se snowballate veramente diventate bestie incontenibili. Io prenderei l'Infinity Edge perché sto andando bene e quindi più attacco fisico sicuramente mi aiuta, anche se per prenderla costa molto di più dell'archibugio e quindi avrò il bonus del mitico un po' più tardi, ma non ce frega. No, pensavo che andasse dall'altra parte. Vabbè. Attenzione però che lei è forte, eh. Non l'ho beccata. Io c'ho la R. Nel caso servisse. Ok, perfetto. Ho usato il coso, l'attiva della Gale Force per raggiungerla e ce l'ho fatta. Ok, kill presa. E voilà. Mo mettiamo delle trappole in giro. E io sinceramente vado bot a cercare di prendere anche quell'altra torre. Sperando di riuscire a raggiungere la wave in tempo, bene. E così adesso almeno facciamo del danno alla torre. Forse non la prendiamo proprio tutta perché dovremmo rifugiarci da Katarina. Per poco, eh. Ce l'avremmo fatta se non fosse stato... Adesso devo stare attento però. C'ho l'Ial che mi aiuta, ma devo stare attento. Ok. Ci siamo. No, non recollo perché non ho comunque spazio. Cioè, ho spazio per prendere altra roba, però. Meglio che. A sto punto, meglio che rimango qua. Attenzione.
Wow, questa l'ho giocata bene. Questa è andata veramente, veramente bene. Thanks. Mi ha detto Great ADC addirittura. Non lo sa che io non gioco ADC di solito. Però sta andando veramente bene. Allora, vendiamo questa, prendiamo il frammento e via. Allora, io sinceramente sono portato a splittare perché sto devastando, sinceramente. E quindi mi sa che continuerò a fare questa cosa, nonostante loro dovrebbero prima o poi riuscire a farmi fuori. Sinceramente adesso pensavo che Miss Fortune mi avrebbe uccisa, però il quarto colpo non delude mai. Io c'ho la W doppia, eh. Ah, bloccato. Via, altra kill. E procediamo verso la torre avversaria. E stavolta la facciamo, ce la mangiamo. Bene. Mettiamo delle trappole ovviamente per prevenire l'arrivo dei nemici. Arriva qualcuno che sarà Sejuani? Che è Sejuani? Ok. Oh no, 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 no. Via. Qui stiamo un po' intando, eh. Eh sì, qui ho intato. Qui ho intato. Sono stato un po' greedy, cioè lì non potevo prendere la kill, dovevo semplicemente andarmene. Questa è stata veramente colpa mia. E cazzo. Allora, però sta partita è sulle mie spalle, quindi devo cercare di non fare questo errore più, perché sennò la pago. Fervore o scheggia di Kircheiss? Fervore per la velocità di movimento, sicuramente. Poi vendiamo quest'altra e pigliamo la daga. Warwick come è messo? Non lo so, se te buildi l'arco scudo immortale, secondo me è normale. Sta build non la capisco, specialmente perché questa c'ha il colpo critico, quest'item, non è che sia proprio adatto a Warwick, ma vabbè. Allora, group mid. Se fightiamo, focus kata and we win. Se gruppiamo dovremmo andare bene. Loro hanno una buona team comp, cioè una comp da team fighting, però pure noi non scherziamo. Perché la mia R, quella di Seraphine, Anivia, insomma, non siamo messi male, eh. Non l'abbiamo preso. Purtroppo mi sa che non posso seguirla. No, è rischioso. Arriva Katarina. Ci teniamo sempre distanti, ovviamente. Che siamo un ADC, quindi dobbiamo stare nella backline. Stiamo troppo in avanti. Dovremmo gruppare mid comunque. Porca vacca, ci hanno fottuto. Sì, era una cattiva idea. Io immaginavo che loro avessero visione. Non so se avevano visione o meno, però erano tutti qua. Era proprio una brutta idea. Dobbiamo gruppare e cercare di teamfightare perché non abbiamo team split. Dei compagni che possono splittare perché Warwick non c'ha nemmeno la Tiamat, quindi non può splittare. E in teamfight siamo abbastanza forti. Dobbiamo gruppare in mid lane e focussare Kata. Focus Kata and win. Ci abbiamo la scheggia. Esatto, con la R di Seraphine, la mia R,
insomma, possiamo fare veramente i danni. La mia W doppia, la R di Anivia, ecco, comunque abbiamo i danni, eh. Basta che gruppiamo, secondo me. Bene. Questo è male. Ok. Abbiamo fatto malissimo a cosa? Datemi la visione di lui e magari qualcosa riusciamo a combinare. Via. Bene. Ok. Questa non possiamo, non possiamo proseguire. No, 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 no. Vaffanculo. Che culo. Mettiamo giù queste. Il drago sì, sarebbe una buona idea. Però io adesso devo recollare perché non ho... So, ho preso quei due colpi di torre che non dovevo prendere. Vabbè, recollo e vado al drago. Oh, no, non so veramente che prendere. Se il memento mori... Io sinceramente prenderei i saluti. 25% di penetrazione armatura. O la Serilda. Forse la Serilda. Che abbiamo bisogno di tanta penetrazione armatura per questi due. E servirebbe anche che... Io non è che posso far così, infatti... Io non ho nemmeno la ulti ancora. Niente, il drago è loro. Ho purtroppo beccato lei. Male. Se sono presi l'anima. Va bene, gruppiamo mid, come facevamo prima. La R lì potevo anche non usarla, tanto non ero in posizione di poter fare chissà che. Ok, danni tanti, eh. Che succede qua? Katarina. Ok. Katarina è morta. Altra kill. Secondo me dobbiamo andare top lane a cercare di pushare, perché sennò qua... Sì, anche il Baron è una buona call, in effetti. Però non posso essere da solo. Se sto da solo, ragazzi, non ha senso. Quindi recolliamo e prendiamo il sussurro. Porca vacca, lo sa. O forse no. Temo che sia ancora qua intorno, ma mi sa di no. Sussurro e basta.
20% di penetrazione armatura ce l'abbiamo, che ci aiuta. 15 kill sono mie delle nostre 30. Forse potevamo cercare di gruppare qua e fare un Baron, ma a sto punto troppo tardi. Non so perché loro siano giù. Dobbiamo gruppare se vogliamo fare qualcosa di decente. Attenzione, qua siamo in una posizione del cavolo. Che... presa. Mamma, non so come ho fatto a prenderla là in mezzo, ragazzi. Vi dico la verità. Wow. Presa? No. Ok. Non so come ho fatto a beccare quella misfortune. Allora, buttiamo giù le nostre E. Mamma mia i danni, raga. Dov'è? Katarina è il problema qua, l'unico. Mettiamoci qua dietro così che... beccata. Porca vacca, se c'erano loro l'avevamo fatta fuori. Raga, se noi siamo qua li devastiamo. Non capisco perché loro... non capisco proprio, raga, che cazzo stanno a fa'. C'ho la R, però non sono in posizione loro. Allora... Warwick che sta a fa? Se gruppiamo... oh, prendo il rancore e poi vado. Rancore e qua. 16 secondi. Se uccidiamo Kata abbiamo una bella speranza di vincere. Tu però non devi morire, amico mio. Allora, ci serve assolutamente... ci servono delle ward. Che sta facendo Anivia precisamente? Che cazzo sta facendo Anivia? Anivia e Seraphine. Anivia e Seraphine. Non so che dire. Una delle cose più brutte che io abbia mai visto. Anivia faceva il blue buff e non è riuscita nemmeno a farlo, mentre noi cercavamo di interromperli, cioè cercavamo di prenderci il drago, e se alla fine era in mid lane a caso. Vabbè, Katarina è morta, però tre di noi mi pare che sono morti. Boh.
va bene. Comunque, credo che abbiate visto il potenziale di questo champion. Purtroppo stiamo facendo, cioè abbiamo un Warwick che sinceramente non va bene a livello proprio di build, e stiamo facendo delle cose un po' strane a livello di team. Però Jhin, ragazzi, forte 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 in questo meta, secondo me è devastante e va usato. Se vi piace giocare a DC, non l'ho beccata, vabbè. Allora, qui c'è, esatto, un... loro c'hanno il coso, quindi non possiamo fightarli adesso. Oddio Serafin. Ragazzi, io un po' posso fare, ma non posso far tutto. Niente, mi sa che la partita, ragazzi, purtroppo finirà così. Io qua non riesco a far fuori nessuno. Beccata. Oh, oh, oh. E invece la kill l'ho fatta. Nonostante avessero pure il l'Elder. Però che devo fare? Credo che la build vada bene e che non debba cambiare nessun oggetto, quindi rimaniamo così. Non lo stanno facendo sto Baron? No. Cerchiamo di pushare la wave. Io in realtà adesso non ho nemmeno bisogno di farmare. Voglio solo fare cose utili, tipo pushare. Si è mai vista una partita così, eh? 40 minuti, ancora non si accenna a finire. Non so perché mi state pingando, ragazzi. Qua c'è il delirio, stanno facendo in botlane e voi non vi state... Vabbè, vado io, ho capito. Io non dovrei essere quello che difende la botlane, voi dovreste fare il Baron. Però, anche perché io contro loro due non riesco a difendere. Loro hanno fatto due torri così, a gratis. Ah, adesso Anivi arriva, certo. Devo aspettare un'altra ora e mezza. Questi cosa stanno facendo non si sa. Veramente, raga, non lo so. Questo è proprio pazzia pura. Pazzia completa e pura. Tutto là. Se gruppiamo mid, vinciamo. Se non gruppiamo, non vinciamo. Uff. Sono morto. Vabbè, raga, secondo me ci possiamo arrendere. Io ho dato quello che dovevo dare, ma non basta, evidentemente. Ci abbiamo Warwick, Anivia, e poi soprattutto non giochiamo di team. Non capisco che cavolo è sta partita, sinceramente.
capito che non siamo in oro, eccetera, però insomma. Insomma. Vabbè, io raga spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate capito come giocare Jhin in early, mid e late game. Ricordatevi il posizionamento di Jhin, dobbiamo stare ovviamente sempre dietro in backline perché sennò è difficile. Ricordate anche che abbiamo un grandissimo poke dalla distanza che può diventare anche devastante, cioè vi può far vincere il game, eh? E la W doppia dalla distante, la R, insomma tutte quelle cose che avete visto durante questo. È bellissima la R di Seraphim, però purtroppo non servirà. Ahimè, il game è perso. Io vi ringrazio per aver visto il video, mettete ovviamente like, iscrivetevi al canale e ci vediamo, come al solito, al prossimo video. Ciao a tutti.